il rifiuto zero non è raggiungibile. Sì, invece. No, si studia, il residuo si studia. Io lo studio il residuo, capito? E allora cerchiamo di arrivare in fondo, via. Sto solamente dicendo che un impianto di dissociazione permetterebbe, al di là di finanziare economicamente la realizzazione dell'impianto, di portare la vita della discarica residuale a un tempo 5 volte tanto, che per una discarica non è pensabile allo stato attuale con i conferimenti dei rifiuti che produciamo tutti noi nelle condizioni attuali di produzione. Quindi si arriverebbe a 25 anni di durata di una discarica contro i 5 attualmente disponibili. Tutto qua. Castellani. Allora, io sono Cecilia Castellani, sono un medico e purtroppo abito sotto quella arboletta che ci hanno fatto vedere a 2,5 km dall'impianto se verrà fatto. Allora, io parlo, non faccio parte del coordinamento, del comitato, di niente, però penso di interpretare il sentimento della popolazione che vive in questa zona e soprattutto di chi è informato di quello che sta accadendo e dei medici che sono forse quelli in grado di percepire le problematiche che potrebbero venire fuori da questo impianto e con cui sono in contatto. Allora, il problema è che noi abbiamo la sensazione di essere una popolazione in sperimentazione. Il dissociatore è il primo. Quando fa le cavie. Siamo una specie di cavie. Siamo in un braccio di sperimentazione. Ora, il problema è che quando uno è in un braccio di sperimentazione medico, quindi specie che non ci sono medici, e mi fa piacere molto l'incontro che avete che proporrete, è quello che deve dare il consenso informato. Io sinceramente il consenso informato a questa cosa non lo do. In questo momento, assolutamente, su queste basi, io ho ascoltato attentamente, per me è anche difficile entrare in tutte queste cose ingegneristiche, ma ho ascoltato con grossa attenzione questa cosa, e non lo do. E non lo do per diversi motivi. Prima di tutto perché i vecchi impianti, chiamiamoli così vecchi, quello che c'è stato finora, termovalorizzatori, tutti i nomi che hanno usato, c'è una letteratura larghissima. Io mi sono riguardata ieri con come minimo 30-40 studi, di cui ho letto tutto il possibile, che riportano gli effetti avversi della popolazione intorno a queste sperimentazioni. Però di questo c'è lo studio Cordier, anche il monitor che avete riportato nella brochure. Insomma, già nel primo braccio ti dice che le donne partoriscono i feti prematuri in percentuale maggiore nella zona sotto l'impianto. A me non mi sembra un dato bellissimo. Allora, il studio monitor parlava di 8 impianti di termovalorizzazione inceneritori nella zona dell'Emilia Romagna, fra cui quello di Forlì, che era già stato studiato in passato, termovalorizzatori inceneritori. Qui però abbiamo già visto che io vi sto dicendo, io non do il consenso perché quello che c'è stato finora ha fatto più danni della grandine. Certo. Allora, non statisticamente significativo. No, scusi? Nel monitor c'è scritto no statisticamente significativo. No, c'è una tendenza. Comunque io dico, allora l'esperimentazione la faccio a casa sua. Noi a me me la date con la statistica, capito? Grazie. A me mi importa una sega delle statistiche. Io non do il mio consenso a questa sperimentazione, perché tutto quello che ha prodotto i vecchi inceneratori aveva delle basi scientifiche che allora sembravano valide. Io mi ricordo un mio professore di biochimica che mi diceva, persona validissima, che io stimavo tantissimo, guarda, abbiamo trovato che la post-combustione annulla le diossine. No? Ma l'avete ribadito anche voi oggi e poi comunque c'è un'emissione di diossine, anche se piccola, riportata da voi. Quindi non è neanche valida questa cosa qui.
tutti questi danni da cosa sono derivati quelli dei vecchi impianti? Forse dal particolato ultrafine, forse, come si agganciava a loro e come ci spiegano i medici, questo particolato ultrafine di cui non in tutto il mondo si sta studiando cosa fa, dove va, fin dove arriva, come si muove. Cioè, è sulle basi di tutto il mondo sta studiando questa cosa e noi si fanno invitare di dissociazione che è possibile che lo produca. Poi, io dico di no a questa sperimentazione perché la SEGMA, l'ARPAT scozzese, ha messo Dumfries nei 20 zone più inquinate della Scozia, grazie a questo posto. Io dico di no, anche perché quando uno entra in un braccio di sperimentazione e accetta delle cure che per lui possono essere delle cure che hanno dei grossi problemi, che lo possono portare addirittura anche alla morte, eccetera, è perché è una persona che non ha alternative. E in questo caso le alternative ci sono, quindi vanno prese in considerazione. Che abbia addirittura che c'è la possibilità di fare un impronto ulteriore con i medici, con gli scienziati da questo punto di vista, perché è questo che poi la popolazione interessa. A noi della curva, quella generale di come va il petrolio nel mondo, cioè ci interessa sì, però sinceramente per ora c'è da campare qui e ci vorremmo campare bene. E allora io chiederei formalmente se è possibile portare a questo incontro che farete dei medici scelti dai cittadini che possono dare un contraddittorio valido, molto di più valido, indipendente, molto più valido di quello che posso dare io pur essendo informatissima e essendomi informata in questi ultimi mesi. Questa è proprio una richiesta che faccio, che ci sia un confronto, però anche con dei medici portati da noi. Bravo. Ingegner Lido Signorini, io vorrei intanto scusare il dottor Mosto che purtroppo non è potuto venire perché a un certo punto ha avuto un problema di salute e l'ha bloccato. Molto probabilmente nei dissociatori che gli ha dato. Scusate, allora, sfondarsi. Per quello che riguarda la cosa che dicevo invece prima, noi indipendentemente diciamo, da quello che saranno gli orientamenti della discussione che verranno fuori, intendiamo invece aprire un dibattito su questa cosa della salute pubblica, perché riteniamo effettivamente che sia poi uno dei temi centrali, al di là, perché giustamente qualcuno diceva, mi pare l'ultimo intervento, diceva giustamente che poi è difficile entrare nel merito dei numeri. È chiaro che prima di tutto deve essere sgombrato il campo, diciamo, da timori e rischi per la salute pubblica. Lo dico, visto l'ultimo intervento, leggevo nella precisazione che abita in via del Popolo, che abita a 500 metri di distanza, per cui sicuramente, almeno da questo punto di vista, avremo sicuramente lo stesso interesse. E da parte nostra non c'è nessuna preclusione a una discussione, a un confronto, perché partendo anche da quella che è stata sempre dall'inizio la volontà espressa dalle amministrazioni pubbliche, è quella che prima di tutto dobbiamo essere certi che l'impianto non fa male. Per cui dobbiamo, lo dobbiamo, i politici ci devono garantire, la politica lo dobbiamo verificare. Ognuno cercherà di portare il proprio contributo a un tavolo sul quale ci misureremo tutti insieme. Le medicine, prima di darle a noi, lo sperimentano e ci vogliono anni. E così è quello, la sperimentazione non c'è su questa cosa. Vabbè. E voi la volete fare su di noi?
c'è già. Conosco, ho partecipato a questo progetto come esperto di processi industriali, in particolare di processi chimici industriali, fino dagli studi di fattibilità, fino all'inizio, poi siamo arrivati, l'azienda è arrivata alla decisione di fare il passo ulteriore, ho dato un certo contributo a questo progetto che poi è stato fatto evidentemente dai professionisti, e poi ho partecipato al comitato, quindi alcune domande, alcune al tavolo tecnico, sì. Al tavolo tecnico, al tavolo tecnico. Prego? No, è un lapis. Al tavolo tecnico, e quindi gran parte delle osservazioni che sono state fatte le conosco. Inoltre sono venuto anche sabato scorso a Crespina, quindi nel comitato abbiamo messo moltissimo tempo a stracciare questi, nel tavolo tecnico, abbiamo messo moltissimo tempo nello stracciare e non abbiamo trovato alla fine un punto di sintesi, sì, un punto di sintesi con l'uso di una tabella lo abbiamo trovato, quindi sarà molto difficile cercare di tirare delle conclusioni, fare delle valutazioni su quello che è emerso soprattutto dal dibattito, poi non credo di non potermi esimere anche da un parere professionale e personale. Sono state fatte direi due o tre tipi, non le posso elencare tutte le osservazioni una per una, ma osservazioni di natura tecnica sul funzionamento dell'impianto, essenzialmente mi riferisco all'intervento di Stefano Pinato, mi attacco da quello. Credo che il riassunto di tutto questo sia che l'impianto disegnato, che ha un impianto già funzionante in Scozia, ma tanti simili. Dove sono quelli simili? Dove? Mi lascia finire. Dove? Mi scusi, lei ha parlato tanto. Io ho parlato 5 minuti. L'impianto simile ma non funziona. Posso? Posso anche smettere qui. Dal punto di vista dell'impatto ambientale credo che sia più che ragionevolmente sicuro l'impianto, e quello disegnato che sia ancora più sicuro. Ho usato l'aggettivo ragionevolmente come si usa in tutte le faccende di questo mondo. Come la centrale atomica, via. A questo tipo di osservazioni mi permetterò di ritornare un minutino in fondo, ma a titolo personale a questo punto. Per quanto riguarda il discorso del recupero di energia e quindi le alternative, il motore, non motore, pulire prima il gas, non pulire prima il gas, è stato considerato a torto a ragione, quindi il 16% di rendimento di energia è scritto, forse se il 17 è la stessa cosa ma non sarà il 30, in quanto è stato considerato l'impianto più semplice, più affidabile pertanto e più adatto alla situazione di un piccolo impianto. Gli impianti che rendono di più o che hanno parti tecnologiche molto più complicate sono giustificati e gestibili all'interno di uno stabilimento dove c'è tanta gente qualificata per fare questo, che non è la situazione attuale. Quindi, volendo riassumere un minutino, dal punto di vista tecnico è un impianto, dal punto di vista dell'impianto ambientale, più che ragionevolmente